Salve ragazze, per questo tutorial speciale carnevale ho pensato di realizzare questa maschera, semplice ed elegante. Andiamo a vedere come realizzarla. Allora, io ho lasciato circa 1 metro di filo perché ci servirà il lavoro abbastanza grande. Iniziamo con lavorarci 6 nodi doppi, un pippiolino in cui inseriremo una perla, 9 nodi doppi, un altro pippiolino dove inseriremo un'altra perla e 6 nodi doppi. Abbiamo lavorato 6 nodi doppi, abbiamo inserito la perlina nel pippiolino, altri 9 nodi doppi, pippiolino con perlina e altri 6 nodi doppi. Adesso chiudiamo il nostro primo cerchio. Fermiamo con un nodino. Continuiamo con il secondo cerchio che deve essere identico, quindi 6 nodi doppi, un pippiolino con perla, 9 nodi doppi, un pippiolino con perla e altri 6 nodi doppi. Per il secondo cerchio abbiamo lavorato 6 nodi doppi, un pippiolino con perla, 9 nodi doppi, un pippiolino con perla, altri 6 nodi doppi e adesso chiudiamo. Adesso che abbiamo i nostri primi 2 cerchi, chiudiamo con un nodino. Iniziamo a lavorarci il nostro primo arco, che sarà di 36 nodi doppi, ogni 3 nodi doppi intervallati da un pippiolino. Ok, abbiamo realizzato i nostri 36 nodi doppi, ogni 3 un pippiolino, fino a raggiungere un totale di 11 pippiolini. Tiriamo il nostro arco. Ecco il nostro primo arco. Chiudiamolo sempre con un nodino.
Per il terzo cerchio lavoreremo 6 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino, 9 nodi doppi, pippiolino con perlina e altri 6 nodi doppi. Allora a questo punto prendiamo il nostro lavoro, togliamo la spilla da balia e semplicemente inseriamo l'ago nel pippiolino, così. E continuiamo con 9 nodi doppi. Abbiamo lavorato 6 nodi doppi, ci siamo inseriti nel pippiolino precedente, 9 nodi doppi, pippiolino con perla e altri 6 nodi doppi e chiudiamo. Bene, a questo punto ci lavoriamo un arco di 24 nodi doppi, sempre ogni 3 nodi doppi intervallati da un pippiolino. Bene, abbiamo lavorato i nostri 24 nodi doppi intervallati ogni 3 da un pippiolino per un totale di 7 pippiolini. E adesso andiamo a tirare. Ok, adesso lavoreremo il nostro quarto cerchio, che sarà sempre di 6 nodi doppi. Ci inseriamo nel pippiolino, 9 nodi doppi, un pippiolino con perlina e 6 nodi doppi. Abbiamo lavorato i nostri 6 nodi doppi, ci siamo inseriti nel pippiolino precedente, 9 nodi doppi, un pippiolino con perlina e altri 6 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio. A questo punto dovremo ripetere il nostro arco da 24 nodi doppi e il nostro ultimo cerchio per altre 3-4 volte, dipende dalla dimensione del vostro viso. Adesso che abbiamo ripetuto il nostro arco e il nostro quarto cerchio per altre 6 volte, arriviamo all'ultimo cerchio che ci servirà per unire il nostro primo lato della maschera. Andiamo a lavorare il nostro arco da 24 nodi doppi intervallati ogni 3 un pippiolino, come abbiamo fatto precedentemente. Ok, a questo punto dobbiamo realizzare il nostro ultimo cerchio che ci va a chiudere la nostra prima metà della maschera. Iniziamo sempre con il 6 nodi doppi. Prendiamo il nostro pippiolino con perlina e le inseriamo. Nove nodi doppi,
Seno di doppio, inseriamo nel pippiolino altri 9 nodi doppi e adesso ci dobbiamo ricongiungere all'inizio del nostro lavoro. Quindi dobbiamo inserire il nostro ago nel pippiolino del primo cerchio. Abbiamo inserito il nostro secondo pippiolino nell'ago e gli ultimi 6 nodi doppi. Ok, come potete vedere abbiamo lavorato 6 nodi doppi, ci siamo inseriti nel pippiolino precedente, poi 9 nodi doppi e ci siamo inseriti nel pippiolino del primo arco e altri 6 nodi doppi. Andiamo a chiudere il nostro cerchio. Iniziamo con un arco di 24 nodi doppi semplici. Abbiamo realizzato i nostri 24 nodi doppi semplici. Andiamo a tirare il nostro arco e chiudiamo con un nodino. Continuiamo con un cerchio da 6 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino precedente, 9 nodi doppi, un pippiolino con perlina e 6 nodi doppi. Ricapitoliamo, 6 nodi doppi, ci siamo inseriti nel pippiolino, 9 nodi doppi, pippiolino con perlina, 6 nodi doppi e chiudiamo il nostro cerchio. Adesso andiamo a realizzare un arco di 12 nodi doppi, un pippiolino, 12 nodi doppi. Lavorati i nostri 12 nodi doppi, un pippiolino e 12 nodi doppi, chiudiamo il nostro arco. Continuiamo con un cerchio da 6 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino precedente, 9 nodi doppi, un pippiolino con perlina e 6 nodi doppi. Ok, abbiamo lavorato il nostro cerchio di 6 nodi doppi, ci siamo uniti al pippiolino, 9 nodi doppi, pippiolino con perlina, 6 nodi doppi, chiudiamo il nostro cerchio. Ok, ripetiamo l'ultimo arco e l'ultimo cerchio per altre 2 volte. E abbiamo realizzato i nostri 3 archi da 12 nodi doppi, un pippiolino e 12 nodi doppi, e i nostri cerchi da 6 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino precedente, 9 nodi doppi, pippiolino con perlina e 6 nodi doppi. Andiamo avanti realizzando 4 archi e 4 cerchi rispettivamente dagli archi da 24 nodi doppi e i cerchi come sempre da 6 nodi doppi, ci inseriamo nel pippiolino precedente, 9 nodi doppi,
pippiolino con perlina e seno di doppi. Ok, adesso che abbiamo finito di realizzare i nostri 4 archi da 24 nodi doppi e i nostri 4 cerchi da, sempre da, 6 nodi doppi, ci uniamo al pippiolino precedente, 9 nodi doppi, un pippiolino con perla e 6 nodi doppi, ci facciamo l'ultimo arco da 24 nodi doppi e nostro ultimo cerchio da 6 nodi doppi, ci uniamo al pippiolino precedente, 9 nodi doppi, ci uniamo all'ultimo pippiolino qui che ci è rimasto e 6 nodi doppi e chiudiamo. Quasi finito la nostra maschera, dobbiamo solamente unire il pippiolino centrale del primo arco al nostro lavoro, chiudendolo semplicemente con un nodino. Adesso che abbiamo lavorato la nostra maschera, ci manca solo il pezzo finale con colore più scuro. Come potete vedere, ho già infilato le due perline e quindi ci mettiamo qui dal lato esterno, passiamo l'ago, ci lasciamo un bel pezzo di filo e iniziamo. Come potete vedere, mi sono collegata al pippiolino fermando il filo con un nodino e qui vado con dodici nodi doppi. Realizzate i miei primi 12 nodi doppi e tiro il mio arco. A questo punto lavorerò un cerchio da 10 nodi doppi, inserisco la mia perla e altri 10 nodi doppi. Lavorati i primi 10 nodi doppi, prendo la mia perla e la chiudo tra un pippiolino e continuo. Abbiamo lavorato 10 nodi doppi, perla e altri 10 nodi doppi. Chiudiamo il nostro cerchio. Dopo aver realizzato il cerchio, continuiamo con il nostro arco da 12 nodi doppi. Ok, abbiamo lavorato i nostri 12 nodi doppi e tiriamo il nostro arco. Chiudiamo con un nodino. E facciamo passare nel pippiolino, il secondo pippiolino, facciamo altro nodino per fermare il primo. Ok, a questo punto non ci rimane che realizzare il nostro ultimo arco di 10 nodi doppi, inseriamo la perlina e altri 10 nodi doppi.
Ok, abbiamo lavorato i nostri 10 nodi doppi, perlina e 10 nodi doppi, chiudiamo il nostro arco. Fermiamo con un nodo. Passiamo nel nostro ultimo pippiolino. Chiudiamo sempre con il nostro nodino. E a questo punto abbiamo finito. Tagliamo il nostro filo, lo nascondiamo e abbiamo finito. Questo tutorial finisce qui. Vi ricordo che sotto questo video potrete trovare il link dello schema della maschera e tutti i link per seguirmi sui social e sul mio sito. Grazie per avermi seguito, un bacione e buon carnevale a tutte. Ciao!